Però poi, Giacomo, per, le volte... per gli interisti, scusami, per gli interisti, al di là del risultato, ha molto da dire, perché ci sono tanti giocatori che fino adesso non abbiamo visto. Certo. E bisogna capire quelli che potranno essere utili anche in campionato nel momento delle rotazioni. Quindi faccio riferimento ad Arnautovic, faccio riferimento a Klassen, faccio riferimento ad Aslani, a Bissek. Attenzione, João Mario! Gol del Benfica. 1-0, ma è fuori gioco. Fuori gioco, gol annullato. Aveva segnato l'ex. Adesso vediamo se ci sarà anche un VAR. João però Mario non lo sa ancora. Il guardalini ha già tirato sulla bandierina. L'arbitro ha segnato il fuori gioco. Noi un po' ballerini lì dietro. João Mario aveva messo il pallone con il sinistro in controbalzo alla destra di Audero, che non ci è arrivato. Vediamo il lancio qua. Qua non è fuori gioco. È buono. No, è regolare il gol. È buono, il gol è regolarissimo, buono. Vedrai che lo danno. Sì, sì. 1-0 per il Benfica, gol di João Mario. Ma poi, oltre a quello che dicevi, Filippo, c'è anche un discorso economico nel caso di Vittoria. E non sono sì, due, lo so, due Ezio, ho capito. Tutto aiuta. Vale eh? 3 milioni la Vittoria, certo. Beh, lo so, ho capito, però... Fatti qualche Vittoria come avete fatto di fila, guarda cos'è entrato nelle vostre casse. No, certo. Che fa comodo a tutti, ma... fammi aggiungere, non ironicamente, direi all'Inter in particolare. Allora, attenzione perché... No, check... no, ma il gol adesso lo daranno, per forza, è gol. 1-0 per il Benfica, ma era netto la posizione regolare, c'era sì, sì, mezzo metro in gioco. 1-0 per il Benfica, gol di João Mario. Gol di João Mario buono, dopo 6 minuti di gioco passa in vantaggio la formazione di Lisbona. Non c'è fuorigioco, quindi valutazione sbagliata da parte del segnaline. Molto insomma, male, molto male il segnaline. Sì. Ha scambiato una cosa per un'altra e il gol di João Mario è buono. Sarebbero, pensate, come giustamente sottolineava Filippo, i primi punti del Benfica in questa Champions League. Nessuno avrebbe mai immaginato di poter vedere una squadra come il Benfica a quota zero dopo 4 partite. Qui João Mario tra l'altro non la prende neanche benissimo, no, mi sembra, cioè, beh, la prende in corsa col sinistro, secondo me è stato bravo perché la palla gli rimbalza davanti e lui arriva in corsa, secondo me è stato molto bravo, non so se Giacomo è d'accordo, ma secondo me è stato veramente bravo, lui arriva in corsa, si trova la palla addosso, no, anche perché Filippo secondo me l'ha piazzata di piattone, sì, perciò è stato un colpo da biliardo. Molto bravo anche il compagno, lui non è andato a calciare forte per spaccare la porta, è andato per piazzarla e l'ha piazzata bene. Molto male l'assistente che, riguardando l'azione, era perfettamente in linea, aveva tutta la visuale davanti. Sì, ma tra l'altro aveva, cioè era in era gioco di mezzo metro, cioè nel senso abbondante. Non era proprio poco, assolutamente no. Va bene ragazzi, il primo gol della serata è arrivato, l'ha segnato il Benfica, Benfica 1, Inter 0, 2 minuti. Dico. Mamma, cosa fa Aslani? Mamma, che boiata! Bissek, João Mario 2-0. Mamma mia, ma ragazzi, che te ne frega, ma non si può ma così frega, però Aslani fa una cosa al limite dell'area di rigore, recupera palla in mezzo a due, prova a fare un numero passandogli in mezzo, perde il pallone, passaggio in mezzo, Bissek anche lì rimpallo sfortunato, João Mario deve solo appoggiare la palla in rete, 2-0 al 13esimo. Io capisco che è una partita che deve essere che poteva essere un pochino presa maniera tranquilla, ma non così, non così. Aslani non si può permettere di fare una cosa del genere al limite dell'area di rigore. Non si può permettere di fare una cosa del genere. 2-0 per il Benfica. Qua vediamo solo la parte finale. Mamma, che follia. Vediamo Aslani. Solo la parte finale. Dobbiamo vedere il primo pezzo, dove lui prova questo numero, suola a punta, poi anche qua Bissek sfortunato, rimpallo. 2-0 João Mario. Vabbè ragazzi, dai. Scusa, ma il Benfica gioca per andare in Europa, provare a andare ancora in Europa League nelle ultime, vincendo le ultime due partite, visto che è a zero. Ma a te cosa te ne frega? Ti vedo lì che sei sofferente. No, vabbè, cioè, ma ho capito, Marce. Sei già agli ottavi. Ma no, va bene, ma non mi piace 13 minuti 2-0, cioè con queste leggerezze. È comunque una partita europea, sì, che tu devi interpretare nella migliore dei modi. Poi hai 8 cambi, se perdi può capitare. Però devi essere concentrato, non puoi giocare comunque come se fosse un allenamento. Bonfi, mi sono andato a rivedere un attimo anch'io il ranking UEFA. Il Napoli, per superare la Juventus, deve vincere le ultime due partite del girone. Quindi stasera deve vincere e deve vincere col Braga. E poi deve vincere una partita degli ottavi e pareggiare la seconda degli ottavi. Allora supera la Juve.
ma se stasera già pareggia, cosa già detto? Se andare stasera ai quarti. Pareggia deve vincere agli ottavi, andate e ritorno agli ottavi, vabbè, per andare a prendere inizia andare agli ottavi, capito? Deve arrivare ai quarti. No, ma agli ottavi, sì, ma agli ottavi deve vincere tutte e due, andate e ritorno. Va bene, ci porremo il problema più avanti, non ti preoccupare. Allora, vi faccio vedere cosa combina Aslani sul raddoppio del Benfica, prova a portare palla, a uscire palla al piede, lo contrastano due giocatori del Benfica, lui la perde, il passaggio al centro è sfortunato Bissek perché pasticcia un po' ma non ci può far molto, la palla poi arriva a centro area, João Mario che calcia e segna il gol del 2-0. Vi faccio brevemente vedere anche i due gol che hanno caratterizzato fino a questo momento Real Madrid e Napoli, con il cross dalla sinistra, molto bravo. Chi è che è? Quaraschelia la rimette in mezzo da 0 metri. Simeone di sinistro calcia a colpo sicuro. Il portiere del Real la smanaccia, ma la palla è già entrata 30 secondi. E dalla parte opposta ci pensa Rodrigo a inventarsi un vero e proprio gioiello. Punta l'uomo, converge verso il centro, dritto per dritto, destro all'incrocio dei pali. Gol meraviglioso, probabilmente il più bello dei quattro che abbiamo visto fino a questo momento, i due di Lisbona e i due, uno per parte tra Real e Napoli. Real che ancora spinge, vero Paolo? Ancora vicino al gol, Bellingham orchestra, apre sulla destra per Carvajal, cross di piatto del terzino spagnolo, arriva Rodrigo questa volta però a impattare con il piatto, a mettere alto sulla traversa. Il gol di Rodrigo, tra l'altro, su assist di Brahim Diaz, l'ex Milan, che ha approfittato di un disimpegno sbagliato davanti alla difesa di Lobotka. Napoli che non ha avuto neanche il tempo di rendersi conto di essere in vantaggio al Bernabeu, che 30-40 secondi dopo era già stato raggiunto. Eh sì, esattamente così. Dall'altra parte 0-0 invece tra Braga e Union Berlino, così come tra Real Sociedad e Salisburgo. Quindi per il momento sì, è vero che la Real Sociedad è in testa al girone dell'Inter, però c'è solo un punto di differenza tra le due squadre e quindi ovviamente c'è tempo. C'è ancora quello scontro diretto. E c'è lo scontro diretto tra due settimane a San Siro, sì, quindi insomma. Beh sì, ma noi il primo posto nel girone, indipendentemente dal risultato, certo, se perde anche la Real Sociedad, però è uguale a questo punto, che la Real Sociedad vinca o perda, non cambia niente con questo risultato che abbiamo, perché con una vittoria, attenzione, con una vittoria comunque arriviamo primi. Sì, anche perché il primo criterio è proprio i punti negli scontri diretti. Certo. Quindi in realtà se anche la Real Sociedad non ti devi vincesse, disperare, non ti devi no, disperare. No, ma io non sono disperato per questa partita, io sapevo oggi con 8 cambi. Scena lì perché ha fatto 2-0, non te ne frega. Vabbè, immagino che comunque fare delle eventuali figuracce non sia bello, non sia piacevole, sì, no? Se gliene danno 6, gliene amificano 6, allora è una figuraccia. Se perdi stasera una partita 2-0, vabbè, ci sta, dopo che ti sei qualificato. No, però uno dei temi era, no? Uno dei temi era vedere gli eventuali sostituti, se sono in grado di... No, ma vabbè, ma Marcello lo fa per provocarmi un po', però è ovvio che se tu vedi la tua squadra che non è concentrata, al di là del fatto che il risultato può essere ininfluente, che non è concentrata... che sbaglia delle, è ovvio che non sei contento, ma è normale, poi non è che ti disperi perché perdi la partita col Benfica quando sei già qualificato, però è chiaro che tu stai facendo cronaca e stai dicendo è tutto quello che cioè il Benfica ha tutto l'interesse a vincere questa partita perché così rimane ancora in gioco per l'Europa League, sì, ma, certo. Ma l'Inter che interesse ha forzare la mano, cosa vuol dire? Male, allora potevamo rimanere a Milano, ragazzi, ma non posso sentire rimanevamo a Milano e non andavamo neanche in Portogallo, gli lasciavamo la partita a tavolino, però, sì. Allora se volete vi dico un milione di cose che l'Inter in questa partita ha convenienza a vincere e tornare a casa con una vittoria, ve ne dico mille. Ma come tutte allora, le partite ve ne dico di intanto sono tutti quelli che sono dentro stasera a giocare hanno convenienza a vincere, a prescindere dall'Inter. Poi sappiamo tutti che vincere è meglio che tornare a casa anche 1-0, comunque torna a casa con una sconfitta. Qua stasera l'Inter ha la possibilità di giocare non rilassato, di poter fare delle scelte con dei giocatori che hanno giocato poco o magari erano infortunati. I giocatori che hanno giocato poco hanno tutti interesse a giocare una bella partita, però è chiaro che diventa difficile, come diceva Filippo prima, se uno non gioca quasi mai, i reparti sono nuovi, perdi anche le misure. Però gli interessi di vincere, ragazzi, ma non scherziamo, e ce l'hanno tutti. Beh, anche chi economico. No, ma economico l'avete detto prima. No, io non lo sto dicendo perché mi sembra Ezio o Filippo, non mi ricordo. Comunque, io vado sul campo. Cioè, sul campo ci sono 11 interessati a vincere qua. Non uno, 11.
tutti poi, quelli che stanno giocando. Giacomo, c'è una cosa, cioè io capisco Filippo, perché io sarei teso anche per Juve, Barcanova. No, ma perdonami, cioè, secondo me, non so se mi sbaglio, mi permetto Filippo, io non vedo Filippo teso, infatti. Filippo è arrabbiato perché sembra della gente che è andata in campo e non gli interessa. Tu, è una partita di Champions, rischi di fare la figuraccia. Però lui vuol vedere, allora, Ezio, quando uno gioca poco... Filippo sta commentando la partita, dice: vorrei vedere Aslani, dico uno per dire, può sbagliare un passaggio, può fare un errore, possiamo prendere gol come Inter. Però voglio vedere un po' più determinato. Lui non sta, credo, Filippo, sì, non so se mi permette. Certo, così, lui così. Sta dicendo questo per quello, credo, credo. Sì, ma assolutamente così, ma mi sembra anche il cuore batte per l'Inter, capisco. Ma scusami, ma adesso con tutta la buona volontà, uno è tifoso di una squadra. Esatto. Io voglio vedere la mia squadra giocare bene sempre. È una partita di Champions League. Anch'io. Chiaro che anch'io. Conta fino a un certo sempre. Punto. Però se tu devi raccontare quello che sta succedendo, devi anche raccontare quello che sta succedendo. Stiamo giocando male, sotto ritmo, deconcentrati, ci sono tutte le giustificazioni del caso, ma al tredicesimo minuto, dopo che sei sotto 1-0, quella giocata lì non la devi fare. Torniamo un attimo in cronaca, vediamo un po' il Napoli, lo vedo un po' distratto invece in fase di impostazione, Paolo. Sì, in questo frangente Di Lorenzo ha perso un brutto pallone a centrocampo, Napoli che però si è ricompattato subito in difesa, adesso possesso palla per il Real Madrid, siamo a centrocampo sulla sinistra, Mendy per Valverde, cerchio di metà campo, Toni Kroos apre sul centro-destra per Rudiger, sale il centrale difensivo tedesco del Real Madrid, apre sulla destra per Carvajal, adesso il Napoli è quasi tutto dietro la linea del pallone, eccezione fatta per Simeone e Anghissa, Real Madrid che tergiversa con il pallone, è difficile trovare il varco adesso nel Napoli, prova Toni Kroos con un lancio stupendo verso Carvajal, siamo praticamente a ridosso del limite dell'area di rigore, prova il filtrante Carvajal, molto attento Nathan a fermare lo spagnolo che però guadagna una rimessa laterale, ne approfitta subito per batterla, Brahim Diaz, siamo sulla tre quarti del Real Madrid, Valverde dialoga con Ceballos, ancora Valverde, l'uruguaiano non trova spazio, deve indietreggiare, partita molto tattica, squadre che si fronteggiano, si temono e si rispettano molto, vediamo adesso sulla sinistra l'apertura per Rodrigo che è sicuramente in forma, ben fronteggiato da Di Lorenzo e Politano, riesce a tenere la palla per Rodrigo, scambia con Bellingham, ancora Kroos, ennesima apertura sulla destra per Carvajal, ennesima apertura giusta, Real Madrid che però indietreggia, Napoli molto accorto in fase difensiva. È 1-1 dopo 21 minuti tra Real Madrid e Napoli e 2-0 Benfica dopo 22 minuti a Lisbona. Ci prendiamo due minuti, occhio ancora al Benfica però che attacca. Sì, no? Florentino è bravissimo, poi classe andare a recuperare. Vediamo se riparte Aslani in possesso palla. No, Frattesi, ma esagera sempre, Frattesi esagera. Attenzione al lancio d'esterno sulla sinistra, in area di rigore Audero aspetta fino all'ultimo su Rafa Silva e riesce a prendere il pallone, 23 minuti 2-0 Benfica. Ci qui di nuovo insieme Madrid 2-1 Arnautovic, no! Arnautovic da solo davanti a Trubin, sbaglia un gol già fatto, Inter vicino al gol del 2-1. Scusa, chi ha fatto gol, Francesco? Bellingham. Uno che non fa mai gol. Non fa mai gol, sta segnando un pochino. È un centrocampista, cos'è? 4 su 4 in Champions e credo 12 in campionato. Ha fatto più gol che partite da centrocampista. Ma presto lo vedremo all'Inter, come Messi, come tanti altri campioni. Cioè, ma perché c'è con l'Inter stasera? Lui quando non sa cosa fare e si deve sfogare... C'è il veleno addosso stasera, Marcellino. Perché abbiamo ancora Juve-Inter sulle spalle. Per il momento l'Inter ha comprato Cuadrado, poi vedremo. Era per sfottere Ferri, era per l'avessi poi vedremo. Quadrado a fine carriera. Poi vedremo. Quadrado a fine carriera. Potete andare a fare intanto i pensionati. Intanto va fatto girare insieme, la testa l'altra sera quando è entrato. Va fatto perdere i capelli a tutti. Ha fatto un fallaccio. Ho visto come ha vinto. Quale fallaccio? Li ha subiti. Ma tu hai visto come ha stravinto l'Inter a Torino? Una volta si tuffava. 3-0 3-0 del Benfica sull'Inter. Ancora João Mario, tripletta. Ragazzi, sì, però. Però è una roba imbarazzante. Kroos dalla destra, 1-2 in area di rigore, si arriva fino in fondo, due rimpalli, Kroos in mezzo, Audero scavalcato sulla linea, c'è João Mario che l'appoggia, tutto facilissimo, tutto con una tranquillità, cioè non si può, sinceramente, io capisco 8 cambi e l'avrei fatto anch'io, però molto molto male, classe non si è mai visto, Aslani sbaglia ogni pallone che tocca e non difende, guarda qua che lascia andare Neres, non lo vede nemmeno.
qua poverino Acerbi sta provando a giocare a tutto campo, Bissek si vede passare la palla di fianco e manco interviene, qua arriva il cross, Bissek guarda la palla passargli di fianco e poi Audero non esce o comunque esce male e João Mario sulla linea deve solo spingerla di petto in gol, cioè, ma bah. È che così rischi anche di fare la brutta figura. No, la stai già facendo. No, alla fine, se vai avanti così... No, certo, la stai già facendo. Dopo mezz'ora sei 3-0. No, ma dico 3. Metti che vanno avanti così, ne prendi altri 3. No, certo. Poi dopo riprendere... Ci divertiamo un po', per lo spettacolo. Vi piace tanto il calcio champagne? Lo vediamo, no? Una volta tanto. 45esimo, c'è stato un VAR sul gol dell'1-0, quindi immagino che un paio di minuti di recupero ci saranno. Però veramente un primo tempo agghiacciante da parte dell'Inter. Chiaro, ripeto, ci sono tante seconde linee, ma questo non giustifica il fatto che dopo mezz'ora eri sotto 3-0 e dopo 13 minuti eri sotto 2-0. Tendo dall'Inter, anche se mi rendo conto, trovare qualcuno che salga dopo un 3-0 fine primo tempo, insomma. Ah, guarda, un paio ci sono e sono quelli che giocano sempre. Allora, partirei dagli up, Acerbi 6,5, ha provato a risollevare anche in fase offensiva la squadra, si danna l'anima, ha 35 anni, gioca sempre, ha giocato sempre anche nelle due partite in nazionale, bisogna fargli una statua. Stesso discorso simile per Darmian, che non ha giocato 180 minuti con la nazionale, ma ne ha giocati 100, e quindi gioca sempre destra, sinistra, centrale di difesa, 34 anni pure lui, quindi 6,5 anche lui, e per quanto riguarda quelli che salgono finisce qua, quindi basta. Per quanto riguarda quelli che scendono ce ne sono tutti gli altri, però ne mettiamo tre su tutti, che sono Aslani, una prestazione impresentabile, doveva far vedere di essere finalmente pronto e purtroppo oggi non l'ha fatto vedere. 4 Klassen ci va vicino, io avevo molta curiosità di vedere Klassen perché è un giocatore che sì, mi piace, però lento, impreciso, mai nel vivo del gioco, ha passato due volte la palla agli avversari, 4,5 e poi Arnautovic, ragazzi, cioè, questa era la partita dove certo che la squadra non lo sta aiutando, sia chiaro, però mamma mia, cioè, non capisco dove sta Sanchez, qualcosina ha provato a fare, è un giocatore diverso, lo capisco, però Arnautovic, non riesco a capire qual è la sua posizione in campo. Comunque Arnautovic 5, Klassen 4,5 e Aslani 4. Insomma, mi sembra, no, Giacomo, abbastanza deduttivo considerando la pochezza dell'Inter di questo primo tempo. No, sono d'accordo su quello che ha detto Filippo, anche perché comunque dopo una partita del genere, a prescindere dai tre gol, perché puoi perdere 3-0 a fine primo tempo. Però non c'è stata la voglia, non c'è stata una reazione, non c'è stato niente. Cioè, sembra, posso permettermi di dire che mi sembra di vedere una partita del giovedì. Cioè, tipo a 1 all'ora, come se fosse una partita di allenamento. Ma purtroppo è una mentalità sbagliata, perché comunque tu non riesci mai a trovare, come dicevi te prima, Francesco, se vuoi trovarti un posto in squadra, queste sono le occasioni per dimostrare. Se fai così diventa difficile. È chiaro che c'è ancora il secondo tempo, io non so cosa farà Inzaghi, se cambierà qualcuno, però ci vuole gente che ha la determinazione di Acerbi. A questo punto ne vale la pena di mettere dentro qualcuno, no, dei titolari? No, la pena no, perché cioè, secondo me l'allenatore in questo momento dice adesso, perché ha la fortuna di poterlo fare, certo, per il fatto del risultato, come si diceva prima, adesso va dentro ancora quelli che hanno giocato il primo tempo, perciò che ha fatto male, vediamo cosa sapete fare, perché questo non siete, questi che ho visto nel primo tempo non siete voi, a prescindere dai tre gol, ma non ho visto uno, tolto, l'ha detto Filippo, tolto Acerbi, Darmian e De Vrij. Sì, sono i titolari. Io non ho visto, cioè, uno sono che... quelli che paradossalmente avrebbero avuto meno da dimostrare, sì, se vuoi, no? Perché tanto loro comunque il però, loro vedi, lo fanno. Vedi, no? Allora mi viene un dubbio. Questi qua hanno la mentalità della partita vera, quando ci sono i tre punti in palio, parlo dei tre che ho citato adesso, gli altri no, ed è una mentalità sbagliata, secondo me. No, ma poi Bissek, per esempio, non l'ho messo nei down perché sono peggio gli altri tre. Però si vede, poverino, un ragazzo molto giovane che ha giocato 40 minuti, 45 minuti col Salisburgo, si vede che non ha esperienza, si vede che non, deve, non conosce i compagni, in più lo metti, ma ripeto, le scelte di Inzaghi per me sono giuste, cioè oggi andava fatta a giocare la seconda squadra, sono d'accordo con lui, certo che mi aspettavo qualcosa in più,
Bissek che deve giocare insieme a compagni che già non giocano insieme mai, in più si deve integrare, insomma non è facile. Sì, in più il portiere attuale titolare non comanda la difesa come può comandarla Sommer, perché anche lui ha la sua prima presenza in stagione, insomma dai, è chiaro che si rischiava qualcosa, non credevo un'imbarcata del genere, dai, così è brutto. Io parlo più dell'atteggiamento, Filippo. Sì, sì, sì. Cioè, i tre gol io li accetto, perché sai, può succedere, i tre gol vuol dire proprio che non ho giocato, ma l'atteggiamento che è sbagliato. Per uno che vuole conquistarsi una maglia da titolare, o perlomeno qualche Marcello, minuto in più. È questo l'aspetto che deve far arrabbiare di più Inzaghi, l'atteggiamento di quelli che giocano di meno? Aspetta che non ti sento. Ero io che l'ho spento. Okay. Anche Inzaghi, cioè, li ha motivati sti ragazzi? Non lo so, cioè, entrano in campo molli e vabbè, ma sono molli, non hanno voglia, cioè, ma prima di tutto, allora, quando io dicevo, facevo prima delle battute a Giacomo e a Filippo, dicevo, ma non dovete tanto arrabbiarvi perché è una partita che non conta molto. Già il fatto che lui cambia 8 titolari vuol dire che anche per lui stasera non è una partita che conti chissà che, però hai deciso di mettere quelli, cioè se vanno in campo in quella maniera, cioè, anche tu però c'hai le tue responsabilità, non è che puoi sempre dire vabbè, però loro stanno facendo una partita che io non avevo previsto che facessero. No, ce l'hai anche tu, l'hai preparata male, l'hai preparata con quello spirito lì, tanto non ce ne frega niente. E guarda che i calciatori lo capiscono quando alla società, all'allenatore gli interessa, perché si impegnano molto di più. Probabilmente lo stesso allenatore gli interessava poco, ha cambiato, ha stravolto la squadra e li ha fatti già entrare in campo in quella maniera. Marce, lì, allora perché io, non è possibile che giocano. Ma io sono parzialmente d'accordo con Marcello, però penso anche, credo che la formazione sia stata giusta, perché poi sei in mezzo a Juve e Napoli che sono più importanti, e quindi anche sottovalutare tra virgolette questa partita ci sta, però secondo me sta anche ai giocatori che scendono in campo, che hanno un'occasione in Champions League, cioè a livello europeo, di farsi vedere, di farsi notare, di far vedere che possono mettere in crisi le scelte dell'allenatore, perché in campo c'è gente che potrebbe giocare in campionato e entri in campo con questo tipo, non so neanche se è l'atteggiamento, non sanno dove, cioè, vanno in giro a caso e si allenano anche loro. Questo male? Primo tempo è la cosa peggiore, è l'atteggiamento. Però su quello che diceva Marcello, io non posso credere, non lo so, ma non posso credere che in settimana Inzaghi abbia preparato la partita così. Ma non è in settimana, no, Giacomo, sì, sono due giorni. No, io dico in settimana perché comunque parlo della settimana. Sì. Può essere due giorni, ma quando ha preparato la partita non posso credere che ha fatto passare... Gli input non potevano essere quelli. Che poteva far passare una partita che non contava. No, anche perché a Inzaghi ha tutto convenienza a caricare questi giocatori. Perché se domani ha... Per sfortuna, una squalifica, un infortunio. Deve chiamare Aslani, deve chiamare qualcuno. Peccabile il portiere, perché effettivamente l'angolo di tiro era estremamente ridotto, la palla passa e il Napoli pareggia. Così come il Braga. Così come il Braga. Attenzione, Arnautovic! Fuori gioco. Aveva segnato Arnautovic, che dice non è fuori gioco, anche a me non è sembrato fuori gioco. Arnautovic segna il gol del 3-1, ci sarà sicuramente un controllo VAR. C'è stato il corner dalla destra, colpo di testa in area di rigore di Bissek, la palla passa sul secondo palo, vediamo un po' se ha ragione Arnautovic. Sai. Ma forse solo la testa è fuori, eh? Dipende, se c'è la spalla, se c'è la spalla è fuori gioco, se dici? C'è la spalla è fuori gioco. Forse ho detto, eh. C'è il testa. Goal check. Speriamo, secondo perché me sarebbe la testa, Filippo. C'è fuori un pezzo di testa, forse sì. Un po' di testa e forse anche un po' di spalla, eh? Vediamo. Comunque secondo me è giusto, cioè lo annulleranno, comunque almeno la sensazione è questa. Comunque lo stanno guardando. Io spero di no. Anch'io spero di no. Ma Arnautovic si arrabbia tantissimo, ma in realtà non è una valutazione oggettiva, non è una valutazione soggettiva. È oggettiva, lui se la sta prendendo tantissimo, però c'è il VAR in corso, l'arbitro sta parlando con la sala VAR, il colpo di testa di Bissek, Arnautovic si strattona un po' col giocatore del Benfica, secondo me può essere un pezzettino di spalla, no, forse un pezzettino di testa, sì, comunque siamo veramente al limite. Poca roba, quindi aspettiamo ancora perché l'arbitro sta ancora parlando con la sala VAR e si vede che non è così facile da vedere. 53 minuti di gioco, gol, Marco Arnautovic, primo gol con l'Inter nella sua storia nero-azzurra, gol convalidato,
Ah no, ha ragione, perché noi guardavamo chi era vicino a lui. João Mario. Invece c'era la linea, l'ultimo in fondo era più basso, Filippo. Vabbè, bene, bene, no, bene, noi dai. Ci ha fregato il fatto che noi guardavamo. Noi guardavamo João Mario, sì. Esatto. Invece ce n'è uno in fondo. Sì. Ok, comunque 2-3-1, riapriamo la partita, ma sicuramente la cosa importante è che rendiamo meno pesante il passivo, lo rendiamo più... decente. 3-1 segna Marco Arnautovic, importante. Con un altro spirito comunque, cioè sì, lo spirito sì. È diverso adesso a prescindere dal gol, però lo spirito dell'Inter rispetto al primo sì c'è stato il tiro di Carlos Augusto, la punizione sì, di Sanchez, come vanno ad aggredire, certo. Come vanno ad aggredire, il primo tempo non l'ha fatto, no zero, va bene bene, dai forza ragazzi, dai forza che recuperiamo, faccio dai. Vedere forza. Il gol dell'Inter sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'è un colpo di testa che va ad attivare Arnautovic, che è sul filo del fuorigioco, ma c'è un altro giocatore qui dietro, giusto? Che lo tiene evidentemente in gioco. La zampata dell'austriaco, palla in rete, il primo gol, credo, no? Con la maglia dell'Inter. Sì, il primo gol in tutta la sua storia, quindi, anche sì. Quando era esatto. All'Inter. Attenzione, recupera la palla il Napoli, 3 contro 1, Anghissa può lanciare Kvaratskhelia quasi davanti a lui, mette in mezzo, no. Però Osimhen sbaglia tutto, Kvaratskhelia. Comunque bene così per quanto riguarda il Napoli. Andiamo a Lisbona, dove è un Inter che sembra un po' più convinta, un po' diversa rispetto al primo tempo, Filippo. Sì, sicuramente un po' più convinta, un pochino più organizzata, anche se nei contrasti non stiamo ancora andando bene. Benissimo, sicuramente il gol di Arnautovic può dare un pochino di linfa in più a una squadra che nel primo tempo sembrava proprio fosse stesse affrontando un allenamento e non una partita ufficiale di Champions League. Ora João Mario, comunque ancora il possesso è per Florentino Luis e per il Benfica, che può allargare ancora sulla destra per Di Maria, che avanza, si accentra sul mancino, prova l'imbeccata, la chiusura come al solito di Darmian, che spazza l'area di rigore, va a recuperare Florentino Luis, che però sbaglia lo stop e ci regala un fallo laterale. Sarebbe interessante magari vedere una partita che si riapre sul 3-2 e vedere come poi può andare avanti, perché comunque il Benfica è in gioco molto. Noi abbiamo in gioco la bella figura, non certo il risultato della partita. Ora Bissek avanza nella tre quarti difensiva, verticalizza per Frattesi che stoppa, si gira e poi serve orizzontale Aslani, cerchio di centrocampo, Aslani serie di finte, poi rientra sul destro con calma, gioca in orizzontale per Acerbi, ancora Acerbi alza la testa, orizzontale ancora per Aslani, largo c'è Bissek, servito sulla fascia di destra vicino alla linea dell'Auce Darmian, riceve palla Darmian in questo momento, non se la sente di avanzare, allora palla ancora indietro a Bissek, tutto il Benfica chiuso nella sua metà campo, si butta nello spazio Darmian, servito, non credo ci sia fuori gioco, Darmian cerca Sanchez, subisce fallo Sanchez, l'arbitro non lo fischia, però qua Sanchez troppo lento nella giocata, ancora riparte il Benfica, Arnautovic va in grandissimo recupero, bravo Marco, bravo, ha preso coraggio Arnautovic, qua dà la palla molto bella a Carlos Augusto, provvidenziale l'intervento di Arsunes che va in chiusura sul brasiliano, bravissimo Arnautovic a recuperare palla a centrocampo facendo valere la stazza fisica, attenzione al cross in mezzo, Arnauto, no, Frattesi fa un gol bellissimo, Davide Frattesi riapre la partita, dai ragazzi, dai. 3-2, Davide Frattesi riapre la partita, il match da 3-0 a 3-2, cross dalla sinistra, abbiamo visto tutto all'ultimo perché c'era un'altra inquadratura, c'è il cross dalla sinistra di Acerbi, manco a dirlo, Acerbi crossa e Frattesi in mezza girata sulla linea del dischetto col piattone batte Trubin sulla sua destra, un gol bellissimo, bellissimo di Davide Frattesi, ma bravissimo anche Acerbi, ancora una volta si fa trovare da ala destra, ala sinistra, va al cross col mancino, gli mette la palla sul piede e poi Frattesi fa una cosa stupenda comunque con il piatto in coordinazione con la palla all'indietro, bravissimo Frattesi, 3-2, dai raga, dai su te lo domandavi chissà cosa sarebbe una partita sul 3-2, adesso lo scopriremo perché effettivamente l'Inter l'ha totalmente riaperta sì, dopo neanche un quarto d'ora di gioco, ha buttato via 45 minuti sì cioè quello devono pensare a quello adesso, chiaramente è un'altra Inter, si è visto come partita, non so se Filippo sei d'accordo, cioè a parte i due gol però sono più aggressivi, cercano di andare a conquistare palla e anche gli avversari che si sono rallentato un po', però l'Inter è un'altra Inter questa, poi puoi perdere però
Beh, è un Inter che comunque ci sta provando. Intanto hai riaperto una partita che sembrava non avesse storia. Hai buttato via 40, sì, 45 minuti. Hai sbagliato, però nell'errore è una cosa buona reagire. No, certo. Nonostante la partita non conti tantissimo. Questa è la dimostrazione che secondo me poi negli spogliatoi l'allenatore ha fatto valere, cioè gli ha fatto capire, oh ragazzi, cioè, voi state dimostrando che non potete giocare, dimostratevi, certo, e mettetemi in difficoltà la domenica, quando devo fare la formazione. Sì, Bissek in ripiegamento difensivo, meglio, in scivolata sul tiro di Tanksted dentro l'area di rigore, bravissimo in recupero a salvare l'Inter dal gol del 4-2. Inter che stava attaccando, Acerbi attacca l'area di rigore, nel momento in cui perde il pallone siamo scoperti dietro, 2 contro 2, Rafa Silva conquista palla, arriva al limite dell'area, dà in orizzontale al suo compagno Tanksted, che a quel punto è solo davanti ad Audero che sta andando in uscita, arriva Bissek come un treno da dietro mentre tira il 19 del Benfica. Bissek va in scivolata, gli toglie il pallone, lo mette in corner. Benfica che rimane davanti, comunque ora un corner dalla sinistra. È vero che vogliamo provare a pareggiare, ma bisogna stare attenti a queste ripartenze. Tutto pronto, Di Maria dalla sinistra, anche se adesso l'arbitro ha qualcosa da dire ai giocatori dentro l'area di rigore. Comunque, ce l'ha connotamento. Ha fatto un intervento pazzesco. Ha salvato un gol in pratica. Bravissimo, sì sì. Mario va sulla destra per Tanksted, che può provare il cross da fondo, non se la sente, pallone indietro per Di Maria, palla sul mancino, orizzontale a cercare Rafa Silva, la grandissima chiusura di Sanchez, riparte l'Inter con Frattesi che allarga per Thuram, attenzione che c'è spazio per l'uno contro uno, la tre quarti di sinistra, va a puntare l'avversario Thuram, può entrare in area di rigore, Thuram palla sul destro, ora sul sinistro, ancora Thuram, va giù, rigore per l'Inter, calcio di rigore, solita finta ubriacante di Thuram che viene toccato, c'è comunque il controllo del VAR perché i giocatori del Benfica non sono d'accordo con la decisione dell'arbitro. Vediamo un po' cos'è successo. Thuram va a puntare l'avversario, sterza sul destro, poi si sposta sul sinistro, va a terra, adesso è giù dolorante, vediamo un po', Thuram va finta destra, sinistra, pestone forse sul piede destro, forse vediamo, sì, forse lo prende, sì, pestone sul piede destro di Otamendi. Otamendi mi pare, sì, netto, prende, netto, calcio prende. Di rigore netto per l'Inter. Lo prende, gli prende la caviglia. No, gli prende proprio la... Cioè con la pianta del piede, sì, gli prende della caviglia, prende giù. Tutto in pratica. Sì, sì, tutto il piede, sì. Calcio di rigore, minuto 70, entra Thuram e come al solito si sente la Chi differenza. È regolista, Filippo? In teoria c'è Çalhanoğlu, non c'è Lautaro Martinez, non c'è, potrebbe essere Thuram a tirare. Vediamo, però non lo vedo sul dischetto. Sanchez? Sì, che non è un rigoristissimo Sanchez, però il pallone lo tira lui, sì, lo tira lui. Continua a protestare Otamendi, però abbiamo visto il replay, mi sembrava che non ci fosse. No, l'ha preso, l'ha preso. 70 di gioco, 20 minuti alla fine. Osimhen, qua c'è da capire se la posizione gioco, regolare o meno, il nigeriano ha messo in rete, pare più fuori gioco, chiaramente l'abito dice di aspettare. Fuori gioco, già visto in mezzo secondo, quindi oltre Osimhen sul passaggio, sembrava molto bello. Si vedeva, gioco, si vedeva anche senza check. Sì, si sembrava si abbastanza vedeva anche netto. Senza check. Ha voglia. Da due comunque metri, c'è ancora il check del VAR a Lisbona, quindi non siamo ancora pronti per il calcio di rigore, l'arbitro sta parlando con i giocatori. Sembrava tutto pronto per il rigore e invece c'è il controllo dell'arbitro con il VAR che continua a parlare con i giocatori, l'arbitro non si capisce esattamente a che punto rigore, sia. Rigore, no, è rigore. Però qua c'è ancora la scritta penalty check over, calcio di rigore. Ok, calcio di rigore. Andate fuori che devo battere il rigore. Per Sanchez contro Trubin, minuto 71. Rigore procurato dal solito Thuram che entra e fa subito la differenza. Vediamo un po', il cileno Alexis Sanchez contro Trubin, 71 di gioco, aspettiamo il fischio dell'arbitro, inquadrato Sanchez, ancora l'arbitro ha qualcosa da dire ai giocatori fuori dall'area di rigore, tutto pronto, vediamo un po', parte Sanchez col destro, anche se continuiamo a vedere una soggettiva, vorrei vedere il campo per favore, ma come fai a far questo? Tutto pronto, Sanchez... Non vedo l'arbitro, non so a che punto siamo.
continuo a vedere la faccia di Sanchez in soggettiva, quindi non siamo ancora pronti per battere il rigore. Parte adesso Sanchez col destro, spiazzato Trubin, abbiamo rimontato, Benfica 3 Inter 3, Alexis Sanchez, Trubin da una parte, pallone dall'altra, tre pari, segna anche il cileno, dai ragazzi, dai 72 di gioco, Benfica 3 Inter 3, ammonito João Mario per proteste e forse anche Otamendi. Dai! Hai capito, Marcello? Era brutto trovare una giornata un po' banale. Cioè, hai capito? L'Inter ci regala anche queste cose, va sotto 3-0 al fine del primo tempo per darci un po' di spunti, sì, per vivere anche, vedi, questo mercoledì di Coppa, anche se è ininfluente, però vedi? Influenza. Partita che vale niente, si sta eccitando solo Filippo. No, anch'io. Non avevo dubbi. Certo, la squadra italiana da 0 da 3-0, tre pari. È una squadra italiana, io tipo per la squadra italiana. No. Anche quando gioca la Juve, se mai un giorno giocheremo. No, ma non gioca la Juve. Infatti, ho detto: se mai un giorno giocheremo. Allora, se volete, vengo a vedervi giovedì quando fate l'amichevole. Sì. No, tu lo tifi. Ma possiamo anche fare il derby. Tu tifi per l'Inter. Ma è diverso. Stasera sì. No, sempre. Tu sei interista. Non lo vuoi ammettere, sei questa tua. Ma questo lo dici tu, io non sono interista. Ma dillo. Io stasera tifo Inter e Napoli. Tutte e due, anche Napoli tifo. Io sono interista. No, io sono del Toro. Stasera tifo Inter e Napoli. Posso? No, del Toro assolutamente frega relativamente. Vabbè. Va bene ragazzi, la Benfica cross in mezzo, stavolta è Di Marco che va a intercettare, prova a verticalizzare per Thuram che aspetta Barella che viene messo giù, parte fallo. L'Inter in contropiede con Thuram sulla sinistra, guadagna la tre quarti, il pallone in mezzo per Lautaro un po' troppo arretrato, non riesce ad arrivare l'argentino, può ripartire il Benfica ma credo che Barella sia ancora a terra, si riaccorge il Benfica ma va avanti in possesso con Di Maria, ancora Barella si è rialzato, ancora João Mario, limita l'area di rigore, c'è spazio per João Mario, il sinistro va a chiudere ancora Bissek, Di Maria, Audero smanaccia in corner, adesso Barella si è rialzato, per fortuna niente di grave, partita ormai apertissima, tantissimi l'ammonito contropiedi sa, Sai che l'ha ammonito mi sa Valentini? Il fallo che ha fatto su Barella. Beh, voglio sperarlo, un fallo bruttissimo era. Sperarlo, l'ha fatto andare avanti, ha dato il calcio d'angolo e mi sembra che ho visto l'arbitro ha alzato il cartellino. Giusto, lui è stato bravo l'arbitro a dare il vantaggio perché Thuram poi è partito in campo aperto, non ho visto chi è stato ammonito. Nelle partite di Coppa questi falli qua ogni tanto non li ammoniscono. La grafica non arriva ancora a sostegno. Ho visto il cartellino giallo però alzato. Ci sta totalmente che sia successo quello che dici, perché c'era il corner, scusami Fra, per il Benfica, purtroppo non ho ancora nessuna grafica, non ci aiuta la grafica. Addirittura il red card check. Addirittura per l'intervento dal VAR, vediamo, anche se mi sembra che il gioco sia prossimo a riprendere. No, guarda che è stato veramente un brutto fallo, ma non ce l'hanno fatto rivedere. A palla lontana e io ho visto il colpo proprio a gamba alzata, a piede alzato, a martello entrato, sulla caviglia. Il fallo è un fallo pericolosissimo. Perciò se lo reputa così può anche darti il rosso. Però non ce l'hanno mai fatto rivedere. Abbiamo visto l'azione in tempo reale, abbiamo visto Barella cadere, abbiamo visto Thuram ripartire e poi non abbiamo visto più nulla. Si è visto, no, ma quando inquadrano si vede solo il cartellino, non si vede l'arbitro, si vede un cartellino. C'è il VAR e allora mi sa che sarà rosso per il Benfica. Però sarebbe anche bello rivederlo, no? Dato che prima tu dicevi sul rigore che inquadrava sempre i primi piani, che non c'entrava niente, anche qua, sì. Quando ho visto il cartellino, io ho visto solo il cartellino, non c'era nessuno. Eccolo qua. Tanto la caviglia di Barella. Cioè, questo è un fallo pericolosissimo. Oddio, sai che pensavo ci fosse stato un contatto diretto un po' più forte? No. Con la gamba di richiamo, se la gamba di Barella è a terra, gli prende il ginocchio, caviglia, vedi tutto quella che la sinistra di Barella, guarda come si piega. Sì, guarda. La caviglia e poi il ginocchio. Per fortuna non è. Qui si vede meglio. Intervento a forbice. Da quell'inquadratura il rosso ci starebbe tutto. Questo secondo me è da rosso. È proprio a forbice il ritardo con la palla lontana. Ci starebbe. Gioco pericolosissimo. Ci starebbe. Entrata a forbice sulle gambe di Barella in stra ritardo. Per fortuna che non si è fatto male. Se rimane sotto la gamba si spacca. Sì. No, ma questo è dal rosso, te lo dico io. Beh, tra l'altro non so chi è, non vedo il giocatore. Dato, l'arbitro è pronto a rientrare in campo, vediamo cosa decide di fare. Minuto 86, ci sarà tantissimo da recuperare in questa partita.
Vediamo un po', l'arbitro dice VAR, cartellino rosso. Rosso. Cartellino rosso. Giallo? No, no, non giallo, ma cartellino rosso, Benfica in 10. Il Benfica si butta via totalmente, avanti 3-0 a fine primo tempo, riesce nell'impresa di farsi rimontare tre pari e di finire la gara 10 contro 11 per questa sciagurata espulsione che potrebbe magari permettere all'Inter, 10 contro 11, mancheranno almeno 10 minuti, recupero compreso, di provare addirittura ad andare a vincerla. Parlano per lui, ma vedere 90 minuti credo abbia sbagliato un Barella, palo! Palo di Barella! Sul pallone perfetto di Di Marco, a rimorchio, arriva Barella col sinistro, grandissimo impatto, palla che incrocia il palo, ancora Di Marco in area! Il destro, parato di Trubin! Mamma mia, Barella vicinissima al gol del 4-3, sventagliata di Aslani, Di Marco a rimorchio, Barella di prima col sinistro, bellissimo il tiro di Barella, attenzione che siamo già dall'altra parte, Audero esce fuori aria, bravissimo, bravo, anticipare ragazzi. Rafa Silva, ancora Inter che riparte, mamma mia che finale qua. Ancora l'Inter la vuole vincere per provare a avere un vantaggio nell'ultima partita con la Real Sociedad, la Benfica lo vuole vincere per provare a qualificarsi per l'Europa League, sbaglia tutto qua Cuadrado che rischia anche il secondo giallo per un intervento fuori tempo, qua Cuadrado prova l'uno contro uno, è il secondo che non gli riesce, ora c'è calcio di punizione per il Benfica dal limite della propria area di rigore, 5 minuti e 30 sono passati, ne mancano 3 e mezzo. Che traversa che ha preso Barella, ragazzi. Palo mi sembra, no? No, ha preso l'incrocio. Ah, l'incrocio. 9 dei 9 che sono stati concessi come recupero, 1 e mezzo alla fine a Madrid, ma credo davvero che al Bernabeu ci sia veramente ormai poco da dire. L'Inter volendo ancora un paio di minuti per provare a fare quella che sarebbe una piccola impresa, però significativa. Beh, sarebbe molto significativa in vista del giro, della classifica del girone. Non so se è finita Real Sociedad Salisburgo. Ora c'è il possesso però il Benfica che sbaglia, può recuperare l'Inter, Frattesi viene messo giù, calcio di punizione, intanto Aslani litiga con Kočko che da quando è entrato litiga con tutti, prima è andato testa a testa con Lautaro, adesso ce l'ha con Frattesi. Sì, simpatico questo. Non mi sembra simpaticissimo, qua però il fallo l'aveva commesso João Neves, ora calcio di punizione già battuto, 1 minuto e mezzo al termine, Aslani per il solito Acerbi che chiama a sé qualche compagno, poi allarga per Bissek che ha giocato un ottimo secondo tempo, ancora Barella, lo stop non è dei migliori, poi il rimpallo favorisce comunque Acerbi, possiamo ripartire. Intanto è finale tra Real Sociedad e Salisburgo, 0-0 è finale. Aslani va a cambiare tutto sulla destra, ultimo minuto di gioco, Cuadrado che per ora non è riuscito a saltare l'uomo, allora dà in orizzontale a Frattesi, poi Barella ancora per Aslani che salta l'uomo bene, ne salta un altro, prova al destro, scivola, chiede un corner che non c'è, quindi qui credo che le speranze dell'Inter di vincere la partita finiscano. Rimessa dal fondo per il Benfica, 40 secondi al termine, ci sono però, ma non ci credo, ci sono due cambi nel Benfica, quindi probabilmente sì, anzi senza probabilmente verrà allungato il recupero di altri 30 secondi, esce João Mario, ma mi spiegate questi cambi, 30 secondi alla fine, boh, fuori João Mario, adesso ti dico chi entra, Cicinho quindi la punta, adesso vediamo chi è l'altro, non vedo Cicinho, fuori João Mario, così per far andare la partita avanti un minuto in più. Beh, sono punte, probabilmente vuole ma provare lanci lunghi. Ma sta piovendo, lunghi. Francesco! Dai, falla finire queste partite. Giustifica la doccia anche di questi due. Beh, comunque non si finirà adesso, credo si finirà fra un minuto. Entra anche Antunes al posto di Rafa Silva. Ha detto che cambia anche il massaggiatore, ha detto. Comunque, 9 minuti e 10 secondi. Benfica in possesso palla, lancio lungo. C'è Cuadrado in anticipo, ma non riesce a colpire la palla di testa, subisce fallo. E allora sì che si può provare l'ultima azione, perché il recupero è stato prolungato ovviamente, quindi 30 secondi alla fine. Ma si è fatto male anch'essa? Ha preso una brutta pallonata da Osimhen, è un po' stordito, però nulla di trascendentale. È finita qua, finisce Benfica-Inter, partita pirotecnica, 3-0 dopo il primo tempo, 3 pari dopo la fine della partita. Direi una grande reazione dell'Inter dopo un primo tempo veramente pessimo. L'Inter reagisce, la pareggia e rischiava anche di vincerla con quel palo preso da Barella all'87esimo minuto. Dai ragazzi, bravi, 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 dai, bella reazione. Il nostro 6 gol anche al Bernabeu. Finita anche al Bernabeu, il nostro titolo riassume quello che è successo. Una rimonta da pazza Inter, 3-0 a fine primo tempo, 3-3 a fine partita. Napoli KO, ma con onore.
Era finita 3-3 anche l'ultima a San Siro, l'Inter vinceva 3-1 all'85esimo, poi due gol alla fine del Benfica con l'Inter che però era già qualificata praticamente. Quindi 2-3-3 di fila, anzi no, perché c'è stato l'1-0 di San Siro nel girone, quindi 2-3-3 nelle ultime tre partite tra Benfica e Inter. Sicuramente migliore in campo Acerbi, 7,5. È pazzesco, una prestazione pazzesca, gigantesca di Acerbi. Poi è difficile perché per esempio Frattesi nel secondo tempo ha fatto benissimo, anche Bissek ha fatto benissimo, poi Sanchez e Arnautovic hanno segnato, Arnautovic ha riaperto la partita, Sanchez si è guadagnato la punizione, Thuram è entrato, si è guadagnato il rigore, quindi è difficile, però metterei chi ha giocato di più, quindi sono d'accordo con Giacomo, metterei Bissek che se lo merita perché ha fatto un ottimo secondo tempo e gli darei anche 7, ti dirò, Bissek CK. Poi il terzo possiamo mettere uno tra Darmian, Arnautovic che secondo tempo l'ha fatto bene, mettiamo Frattesi, dai, che anche perché ha fatto gol, tra l'altro ha fatto un gol bellissimo, quindi mettiamo 7 anche Frattesi, anche perché Filippo sono entrati bene tutti, anche Barella, Di Marco, sì. Di Marco ha fatto quel cross pazzesco, Barella ha preso l'incrocio, cioè sono entrati con lo spirito giusto, però giustamente come hai detto te Frattesi ha giocato tutta la partita, sì. E ha fatto un gol, sì. Tratto sì, bellissimo. Chi scende? Ah, tra l'altro il gol di Frattesi non l'abbiamo detto, Acerbi l'abbiamo messo su, ma l'assist di Acerbi. Certo, cioè, abbiamo parlato di partita gigantesca, ma mettiamoci dentro anche l'assist per il gol di Frattesi. Come no? Chi scende? Allora, Slani conferma un po' meglio nel secondo tempo, quindi gli diamo 5,5, dai. Alziamo un po' il voto. Klassen, purtroppo male, 5. E il terzo, non lo so, Audero non mi ha fatto impazzire, però non lo so, me la sento di mettere giù Audero, che poverino, la prima partita, quello che poteva fare l'ha fatto. Non so, mi dai un consiglio per Carlos il terzo? Augusto. Carlos Augusto secondo me... No, ha fatto vicino al gol, sì, due volte. Sì, però tra tutti, parlo del secondo tempo, tra tutti, per esempio Audero ha fatto una bella parata, che non era sempre, comunque un portiere quella che non là gioca mai, diventa, è più difficile che, rispetto a un giocatore che gioca fuori. Io sono d'accordo con Francesco, caro Augusto, avrei preferito vedere un giocatore ancora più determinato. L'ho visto un po' col freno a mano, non so come dirti. Sì, però non lo so, non da insufficienza. Perché nel secondo tempo tolto Slani, da 5,5 non c'è nessuno. No, è vero. Quindi Carlos Augusto lo metti dietro gli altri, ma non lo metti insufficiente. Sì, no, gli do 6. Gli altri tutti 6,5, 7. 8 a Acerbi, secondo me. Sì, sono d'accordo. Allora non lo mettiamo giù. Vabbè, lasciamo, è un 6. No, un 6. Lasciamo così, va bene. Ma mi sono fatto l'idea che allora l'Inter è molto forte quando giocano i titolari, cioè nel momento in cui ci sono i titolari e sono entrati i titolari, progressivamente Inzaghi ha messo dentro le prime scelte, beh, l'Inter ha quasi dominato sul Benfica. Cioè, e questa è un'impressione che me la porto avanti da tutto il campionato, cioè quando giocano gli 11, 12, 13, no? quel blocco di titolari, l'Inter è molto forte. Quando anche mette quelli della panchina, diciamo sempre che l'Inter ha una panchina lunga, però non sempre quando tu togli un titolare e metti un panchinare, lo si è visto nel primo tempo che Simone Inzaghi l'ha praticamente riscritta l'Inter, perché ha messo 8 seconde linee, non è più l'Inter solita. Poi possiamo metterci dentro le motivazioni di qua, di là, cioè, l'Inter è più debole, la panchina dell'Inter è più debole dei titolari. Questa è un'osservazione. Per quanto riguarda il Napoli, ripeto, cioè è una squadra forte perché ha dei giocatori forti, però nel secondo tempo con il Real Madrid, cioè fin quando il Real Madrid ha giochicchiato, nel secondo tempo è entrato un pochettino così, no? Il Real Madrid con le mani in tasca, il Napoli ha rimontato. Quando il Real Madrid si è messo a giocare non c'è stata più partita, ci ha dominato il Real Madrid, ha vinto 4-2. Quindi è una squadra comunque forte, ma che sicuramente dall'anno scorso ha perso tanto, sia con Garcia ma anche adesso con Mazzarri. È vero, l'Atalanta ha fatto una buona partita a Bergamo, però io vedo che non è il Napoli dello scorso anno. Io rimango convinto che il Napoli, questo Napoli dell'anno scorso, avesse incontrato il Real Madrid, se la sarebbe giocata diversamente, sia all'andata e sia al ritorno, avrebbe detto qualcosa in più.
faccio un giro di tavolo, detto per aver ragione Filippo, che non credo sia così coraggioso. Mi dai il risultato finale di Napoli Inter di domenica sera, Marcello? Napoli Inter? Sì. Napoli Inter, penso un pari. Pensi un pari? Pareggio. Okay. Pareggio. Vince l'Inter. Vince l'Inter. Iniziamo. Vince l'Inter. Vince l'Inter anche per te. Giacomo. Pari. Due pari. E dovresti farlo tutto. No, vabbè, diciamo quattro ospiti votanti, due per il pari, due. La vittoria del Napoli voi non la vedete, mi pare di capire. Nessuno di voi pensa che ci possa essere un effetto Mazzarri, la prima al Maradona? No, non no, incide. I titolari che si sono risparmiati questa sera, che hanno giocato poco, sono freschi. Io vedo in questo momento, non solo in questo momento, l'Inter più forte, perché sono settimane, per non dire mesi, che diciamo che l'Inter è favorita per la vittoria finale. E probabilmente il Napoli il cambio di allenatore lo deve ancora assimilare. Secondo me invece sul cambio di allenatore del Napoli c'è già stata una svolta. Io non parlo del gioco che è uguale a quello dell'anno scorso di Spalletti, perché è impossibile farlo completamente parlare. Diverso. Però completamente io ti diverso. Dico, vedendo giocare le cose che mi ha colpito Mazzarri, ha detto: io sono arrivato, ho visto una squadra che secondo me è la squadra più forte e fin qua ci sta perché è comunque l'allenatore, ma ha detto: io non cambio niente, gli ho chiesto ai giocatori, questo è quello che ha dichiarato lui, di giocare come giocava l'anno scorso, e questa è una cosa fondamentale. Cosa si è visto a Bergamo? Lobotka, per esempio, con l'allenatore che c'era prima, Garcia, durante i 90-95 minuti non toccava più di tre palloni, cosa che invece con Spalletti passava tutti da lui. Con certo. A Bergamo invece, guardando la partita, io ho osservato proprio questo: Lobotka è stato quello che è entrato nel vivo dell'azione più di una volta. Non dico come Spalletti, perché non puoi fare un paragone, però hanno cercato, secondo me, Mazzarri dove è stato bravo? È stato bravo, ma quello lo fanno chi ha un po' di esperienza. Quando arrivi in una squadra dove tu hai vinto e hai giocato come hai giocato il Napoli l'anno scorso, devi lasciare tutto uguale. Ezio, dovresti mettere anche gli orari degli allenamenti uguali, perché altrimenti il giocatore trova la scusa. E Mazzarri, secondo me, questo sta cercando di farlo. Però è anche vero che se dovesse, come dite voi, vincere l'Inter, è vero che hai avuto Atalanta, Real e Inter, però vuol dire che hai fatto un punto in tre partite. Scusami, punti la prima e poi 0-0. Cioè, io ripeto, resto della mia opinione che in questo momento l'Inter è più con forte. La squadra titolare, come dicevate prima, con i titolari è una squadra forte. Sono poi, si è detto, le riserve non sono all'altezza in tutte le squadre, le riserve no, non però sono ragazzi, possiamo dire una cosa rispetto al campionato italiano: se va fuori Di Marco e entra Carlo Augusto, se va fuori Barella e entra sì. Frattesi, parlo dell'Italia. Italia, cioè, certo. Io non so quante altre squadre hanno nei ruoli quei 3/4 giocatori. Cioè, tra Darmian a destra ci sono i due doppioni a destra che. Sono forti tutte e due, secondo me. Poi a uno gli piace più. Ma che sia la rosa più completa, lo dicevo. Sì, però prima Marcello diceva: se giochi con le riserve, se giochi con 9 riserve come stasera, diventa un problema. Perché non ha mai giocato assieme, perché non hanno la forza dei titolari. Certo. Ma se nel momento in cui Inzaghi fai 5 cambi, i 5 cambi dell'Inter, secondo me, è tanta roba. Cioè, della panchina, sì, se fai 5 cambi, tanta roba. Ma quante volte Inzaghi in Champions League ci ha sorpreso con le formazioni iniziali? Le formazioni iniziali spesso metteva sempre delle novità, e quasi sempre l'Inter ha avuto difficoltà. Poi dopo, inserendo Lautaro, inserendo gli altri Frattesi, tutti gli altri, andava a vincerla la partita. È successo in Champions League, abbiamo visto questo. È vero. In Champions sì, però in campionato ricordarsi Real Sociedad. C'è un la partita sarà Napoli-Inter, dunque c'è un particolare che viene anche dai numeri: l'Inter in trasferta è imbattuta, 5 vittorie, un pareggio, 0 sconfitte, quindi ha segnato 13 gol e ne ha subiti solamente 2.
però ha perso in casa. Lo stai dicendo, Filippo? Al contrario, no, no, sto facendo un po' di scongiuri così a caso proprio. Al contrario, il Napoli in casa ha perso 3 partite, ha segnato 10 gol ma ne ha subiti 9. Quindi sono dati significativi, perché hanno un motivo. Cioè, voglio dire, quando l'Inter viene attaccata dalla squadra di casa, nelle ripartenze è micidiali. Il Napoli invece quando attacca si sbilancia e si presta a quelle che sono le ripartenze. Ma infatti Tizi in questa cosa ha ragione, perché se poi guardiamo l'unica trasferta quest'anno dove non abbiamo vinto, abbiamo giocato con la Juve, che è una squadra che non ti attacca. Sì, sì. Quindi è una squadra che sta dietro, è una squadra che ti aspetta, che non ti concede spazi, e infatti l'unica volta che ci ha concesso spazio abbiamo fatto gol. Sì. Quindi ha ragione Tizi. Scusami, e abbiamo preso gol in contropiede, che è assurdo per il gioco. Però Tiziano, perdona, è questa statistica, no, che tu hai detto adesso? No, sono i numeri, non è la statistica, sì, è un dato di fatto. Numeri. Ma vale anche con l'allenatore cambiato? Perché non deve valere, cioè le caratteristiche delle squadre sono quelle. No, adesso è cambiato l'allenatore. Chi mi dice che cambia il modo di giocare? Ah, tu dici in prospettiva. Ma cambia il modo di giocare, ma è normale che quando sei in casa col sostegno del tuo pubblico sei portato ad attaccare, soprattutto una rivale di un certo livello. No, ma non è sempre che così. Che cambi atteggiamento, che cambi l'atteggiamento, però... giocando in casa con l'Inter non ci credo. No, non è che cambia l'atteggiamento, io sto dicendo, se tu cambi, questa statistica è stata fatta con Garcia. No, adesso c'è la luce delle partite, ragazzi, fino ad ora disputate. Prendiamoci 2 minuti.